Concitazione, idee confuse e tensioni nelle chat dei politici, ora gli atti dell'inchiesta della Procura di Bergamo. Il virus e lo tsunami sconosciuto stava dilagando ovunque, la situazione lombarda e bergamasca sempre più tragiche. 3 marzo 2020, in un messaggio WhatsApp, il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, commentava al telefono con un imprenditore della zona la notizia che circolava dell'istituzione della zona rossa in Valseriana. Anch'io sarei stato drastico su ristoranti, bar, centri sportivi, e invece le varie lobby li hanno lasciati aperti. Sbagliato, se devi intervenire, intervieni in modo rigido, altrimenti non serve. Dobbiamo chiudere le scuole, ne sono sempre più convinto, credo sia un bene approfondire gli scenari. È il 3 marzo 2020, il ministro della Salute Roberto Speranza parla in una chat con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. 5 marzo 2020, Speranza scrive ancora a Brusaferro, dovremmo sfruttare la ricerca che afferma che il primo caso è stato in Germania, aiuterebbe l'immagine dell'Italia. E ancora, linea di sacrificio necessaria sulle scuole, ottima, dice il ministro. Invece, sulla Valseriana si prende tempo e alla fine la chiusura non ci sarà. Scrive Speranza, Conte senza una relazione strutturata non chiude i due comuni, pensa che se non c'è una differenza con altri comuni ha un costo enorme e senza beneficio. È in quelle settimane di caos che la sottosegretaria alla salute del PD, Sandra Zampa, scrive di burocrati non all'altezza della sfida. Ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia, con le scarpe di cartone, recrimina in un'altra chat l'allora assessore lombardo al welfare, Giulio Gallera, che furioso in un'altra chat il 3 marzo 2020, volendo evitare la paura e il panico collettivo, scrive alla direttrice generale dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, Maria Beatrice Stasi. Un bimbo di un anno in terapia intensiva? Dare questa notizia è devastante. C'era stata una conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia. Chi l'ha data? Vi abbiamo detto allo sfinimento di non dare nulla. Numeri. Un bambino in terapia neonatale domani è l'apertura dei giornali nazionali, notizia devastante, licenzia l'addetta stampa, dice alla DG Stasi. All'attenzione della Procura di Bergamo anche lo scambio di messaggi del 7 aprile 2020. Bingo, scrive Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Il suo interlocutore, un certo Stefano, gli ha appena mandato un lungo messaggio. Cosa c'è scritto? Che il presidente della regione Lombardia non può essere messo sotto accusa per non aver creato la zona rossa. Lo dice, si legge nel messaggio, una direttiva emanata dal ministro degli interni. Bingo, dice il governatore, che alle 23:10 di sera gira il lungo messaggio al suo assessore alla sanità dell'epoca, Giulio Gallera. Evviva la risposta del suo assessore.